Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo e benvenuti nell'angolo della digitalizzazione. Tutto questo subito dopo la sigla. E quindi benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi siamo qui per andare a recensire un'altra scheda di acquisizione che è la DigitNow HD Video Recorder. A differenza della precedente che ho recensito, questa devo dire che l'ho trovata molto più professionale. Infatti stiamo parlando di una scheda multi recorder, oltre al composito e oltre al RGB composito abbiamo anche la possibilità di registrare su HDMI utilizzando una semplice chiavetta USB, e ce l'abbiamo in questo momento qui di fianco, anche se adesso ve la mostrerò in quanto l'ho inserita in questo mini fly case. E devo dire che sono rimasto molto stupito della qualità che ha questa scheda. Ma prima unboxing, togliamo questa scheda che abbiamo mostrato nel precedente episodio per andare a vedere cosa si trova all'interno della nostra scatola. Infatti stiamo parlando di un dispositivo che di per sé è presentato veramente molto bene. Infatti abbiamo, come vi stavo dicendo, la possibilità di registrare su HDMI, registrare sul vecchio formato YPBPR tradotto RGB e il classico formato composito. Non abbiamo super video o altri sistemi per registrare in alta definizione di per sé. Ora andiamo a parlare un secondo dei vari formati. Infatti andiamo ad aprire la scatola, perché al suo interno non troviamo la scheda, perché ve la mostro dopo, ma bensì andiamo a vedere quello che ci troviamo all'interno, e cioè due programmi. Il primo è l'HD Video Capture con un codice seriale dietro, con l'ArcSoft, che è praticamente un software di montaggio video che ci viene dato insieme. Abbiamo il manuale di istruzioni con le varie possibilità di questa scheda di registrare tutto, quindi risoluzioni e tutte queste cose, ma che anche queste qui vi lascerò da parte completamente per dopo, perché vi mostrerò poi effettivamente l'utilizzo e il funzionamento. Però possiamo notare innanzitutto che abbiamo la possibilità di andare ad impostare la nostra scheda in più formati, quindi abbiamo la possibilità di andare a vedere completamente ad esempio un formato 720 forzato o 1080, siamo noi a decidere come registrare, mentre per il caso classico del cavo composito invece l'impostazione sarà sempre 576 per 720 per 576, quindi il formato PAL classico. Inoltre ci viene mostrato comunque che la compilazione, comunque la tipologia di lettura e incisione del file è tutto, avviene tutto tramite un suo formato, quindi di conseguenza dovrebbe essere un formato che il video possiamo decidere di registrarlo. Addirittura qua parla di H264, AVI, MOV, MP4, MK Video, TS, M2TS, M4TS, M5TS, MTS, M4V e Flash Video. In verità è solo il primo formato quello corretto, cioè AVI, o meglio il secondo formato. Inoltre il sistema va a registrare ogni 2 GB, switcha, quindi separa il filmato, non c'è possibilità di renderlo unico a meno che lo montiamo noi in un secondo momento. Però questa è un secondo il manuale istruzioni, mentre torniamo sulla nostra scheda che vi mostro più dal lato pratico come funziona. E torniamo nel nostro angolo, perché adesso vi mostro per filo e per segno come funziona questo nostro dispositivo. Quindi ci dovremo adoperare innanzitutto di una chiavetta 2.0, attenzione non 3.0, perché altrimenti il nostro sistema non la rileverà. Una volta fatto andremo praticamente a prendere la chiavetta e inserirla nella nostra porta USB. In questo caso la porta USB, che è questa, è collegata poco più sotto, e cioè qui. Una volta pronto, il nostro dispositivo non ci dirà che la chiavetta è pronta a registrare, questo perché la individua già in automatico. Però state sempre attenti, perché il nostro dispositivo non ci indica sul display tipo un'immagine con su scritto in rec o altro, è completamente passivo, e di conseguenza per andare innanzitutto a registrare la fonte video HDMI piuttosto che CVBS, cioè il cavo composito, dovremo stare attenti che il LED in questione non lampeggi, quindi non è questo qui a lampeggiare
con il blu, e cioè dove c'è scritto HDMI, ma se noi premeremo una volta, questo sarà il CVBS, cioè o meglio il rosso, verde e blu, e ancora premendo un'altra volta diventerà CVBS color giallo, bianco e rosso, e di conseguenza composite. Una volta che aggancerà il segnale diventerà fisso questo LED. Per registrare sarà molto semplice, c'è di solito di fianco o sul lato sinistro o sul lato destro, ho notato che alcuni modelli lo stampano sul sinistro o sul destro, un tasto con su scritto REC. In caso però il nostro dispositivo ha anche un remote control, che è questo pulsantino che viene dato insieme, che se premuto il nostro LED di REC inizierà a registrare ufficialmente. Quindi in questo momento noi stiamo acquisendo le immagini e le stiamo in automatico trasferendo sulla nostra chiavetta, e quindi avremo il video e l'audio registrato in corso. Ecco, in questo momento quello che state vedendo è quello che lui sta registrando in questo momento, quindi io direi di andare un secondo a lasciare, a fare una prova specifica sull'acquisizione, per poi ritrovarci qui e vedere invece un'altra acquisizione invece con il sistema HDMI e vedere un secondo la qualità video effettiva della nostra telecamera, o meglio del nostro encoder. Ora, per fare la prova effettiva ho voluto prendere appositamente la mia telecamera da cinema, che con la sua HDMI tira fuori un formato completamente non compresso dell'immagine, e quindi stiamo parlando di un formato dell'immagine che pesa ben 1,5 giga al secondo. Non sto scherzando, e potete anche verificarlo voi direttamente con il recorder esterno della Atomos Shogun, che praticamente il formato che tira fuori questa telecamera è un formato non compresso. Quindi di conseguenza cosa vuol dire? Vuol dire qualità abnorme. Però la domanda è: quanto verrà compressa l'immagine di questa telecamera con questo dispositivo? Adesso lo andiamo a capire. Partiamo col fatto che il nostro dispositivo, per acquisire le immagini, le acquisisce in due formati completamente separati. Il primo formato è l'encoder in 1080p e il secondo formato è in 720p. Questo formato che in questo momento state vedendo, in questo esatto momento, e quindi di conseguenza quello che viene encodizzato sulla nostra scheda, è il formato Full HD. Quindi l'immagine a pieno schermo che in questo momento state visualizzando è il formato effettivo di quello che riesce ad acquisire la nostra scheda di acquisizione. Ci sono delle schede che permettono di acquisire veramente in modo professionale, veramente molto nitido, come la Vermedia, e come queste schede che invece potrebbe, perché l'effettivo test lo sto facendo insieme a voi, ma perché voglio rimanere stupito o meno del risultato finale. La seconda risoluzione che in questo momento state vedendo è la risoluzione in 720, quindi il formato finale del filmato sarà un pochettino più strecciato, un pochettino più piccola, perché il formato in cui stiamo acquisendo e stiamo registrando questo progetto è in 1080p, e di conseguenza le immagini potrebbero risultare un pochettino più incomprensibili e più strette. Questo è più per un formato gameplay, perché non tutti i videogiochi registrano sotto il Full HD ma sotto solo il 720. Questo è veramente ottimo se si utilizza una vecchia PSP con il collegamento RGB per acquisire le immagini. Ma ora la domanda è: ora che abbiamo visto l'HDMI e il composito, ma l'effettivo RGB che viene acquisito come sarà? Andiamo a scoprirlo in questo momento. E qui casca a fagiolo la mia vecchia telecamera. Telecamera è una Panasonic P2 con attacchi appunto RGB. Questa non ha HDMI, ha un completo accrocchio, chiamiamolo così, in formato composito in alta definizione. Io direi di andarla a collegare alla nostra scheda di acquisizione e vedere cosa va a registrare, ma soprattutto se la registra, perché non so neanche se funziona, e vi spiego anche il motivo tra poco.
Infatti, come vi stavo dicendo prima, il nostro dispositivo utilizzato in maniera composita o in maniera RGB, il nostro monitor non ci mostrerà completamente niente, cioè la funzione viene inibita, cioè non abbiamo uscita di rimando video. Infatti, come potrete notare, il nostro sistema, che in questo momento è collegato effettivamente all'RGB e sta uscendo dall'uscita video in HDMI, lo schermo risulterà completamente nero. Ma Alt, per la versione RGB, ci permetterà di visionare il filmato solo se io premo il tasto play. Prima di allora non riuscirà a visionare nulla. Mentre per il composito, non so se è il mio monitor o altro, è completamente inibita e, come abbiamo fatto prima, semplicemente qua dietro di nascosto c'è un cavo che crea un parallelo e di conseguenza si collega direttamente all'uscita composita, o meglio all'ingresso composito del mio monitor. Ma ora direi di andare al test effettivo anche di questa telecamera e vedere qual è la qualità video. Beh, direi di partire, via. Le immagini che in questo momento state visionando insieme a me sono delle immagini acquisite direttamente dalla telecamera in RGB e di conseguenza quello che state vedendo in questo momento è proprio quello che in diretta sta acquisendo dalla sua scheda P2. Il formato video in questo caso dell'RGB del nostro sistema è di ben 720i, quindi stiamo parlando di una risoluzione completamente a sé dispersa. E soprattutto vi voglio far vedere, se riesco a farvelo vedere, che se noi sganciamo un collegamento, quindi un rosso piuttosto che un blu, vedremo le immagini completamente in bianco e nero. Questo perché appunto andiamo a togliere i colori chiave per far funzionare il tutto. E se sganciamo il verde, completamente è quello che manda il segnale e perderemo completamente le immagini acquisite dal nostro sistema. Ma questa è la qualità dell'RGB. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, alla conclusione di questo video. E cosa abbiamo visto in questa puntata? Che abbiamo trovato una scheda veramente ottima e devo dire che sono rimasto veramente molto stupito della qualità video. Ora andiamo a parlare un secondo di bitrate, quello che anche nella precedente puntata vi avevo detto. Il bitrate praticamente di questo dispositivo è di diverso genere, cioè con l'HDMI riusciamo a registrare anche un 30 megabyte di bitrate circa, ma comunque non vorrei dire stupidate ed è per questo che vi faccio vedere le immagini in diretta. Non so quanto sarà il bitrate effettivo, però questo è per la versione Full HD HDMI. Questo è invece il 720 sempre in HDMI, il formato RGB e per ultimo il formato composito. Sta a voi poi decidere cosa fare, se acquistarlo o meno. Io sono rimasto veramente molto stupito per la qualità video che questa scheda è veramente ottima. Spero che un po' questo video vi abbia messo chiare idee su questi dispositivi. Ovviamente non potete pretendere di avere uno strumento professionale, ma diciamo che fa il suo sporco lavoro. Per il resto della Computer Museo è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!